tutti ragazzi dell'elettronica che non ti serve, bentornati, spero che abbiate passato delle buone vacanze, io le ho passate anche se sono andato in Croazia dove di elettronica non c'è un cazzo di niente, eh, però devo dire mi sono abbastanza divertito, rilassato, ho visto che vi siete scatenati su alcuni prodotti, ho ricevuto delle domande, ad alcuni sono riuscito a rispondere, ad altri no perché purtroppo non avevo sempre la connessione, la connessione internet, quindi me la sono cavata con quei 300-400 euro di roaming per cercare di eh, rispondere più o meno a tutti eh, non ho trovato niente di interessante in vacanza come vi ho detto quindi prima di partire mi ero mh, proposto di spendere una sessantina eh, di euro per un prodotto da provare per eh, quasi un mese e anche se purtroppo le vacanze sono state più corte ho deciso di prendere tramite amazon chiaramente il fire tablet hd6 eh, eh, questo è un prodotto, ve lo dico subito, che lo, veramente lo ricomprerei un altro milione di volte. Eh, andiamo, anche se sono l'unico che lo recensisce dopo sette anni che è uscito, ci tenevo particolarmente a farlo perché come sempre nelle mie recensioni cerco di consigliarvi qualcosa che costi davvero davvero poco e che abbia un rapporto qualità-prezzo incredibile. Questo probabilmente è il prodotto in assoluto che ho mai recensito che abbia un rapporto qualità-prezzo davvero straordinario. La confezione è una confezione da supermercato, nel senso che come vedete ha solo il eh, buco praticamente per appenderlo come fosse una scatola di preservativi in farmacia. Dietro ci sono già le eh, caratteristiche, quindi parliamo di un display di 17. 8 cm quindi un 7 pollici ehm, con connessione WiFi, eh, 8 giga di ROM, quindi memoria interna. Un quad core 1.3 gigahertz con due telecamere frontali. Eh, in realtà due telecamere, una frontale e una posteriore. Eh, quella posteriore credo che sia di circa 2 megapixel, <ride> quella invece anteriore, e poco meno 1,2. Eh, slot micro SD per poter portare questo stupendo tablet, questo stupendo prodotto fino a 128 giga. La confezione è molto semplice, nel senso che all'interno troviamo eh, il Kindle, dentro una confezione della cookie. Che è ottimo anche per fare i muffin. Poi il manuale di istruzione dove viene spiegato più o meno di che cosa si tratta, quali sono le funzioni, ma è totalmente inutile perché è veramente di una facilità pazzesca per rincoglioniti cronici come me, questo, questo tablet, un altro manuale di istruzioni non più rapide con tutte le caratteristiche tecniche, un bellissimo caricabatterie siglato Amazon che è in sostanza è veramente di buona veramente di Buona ottima fattura un cavo lungo circa 40 cm USB, chiaramente micro USB. Perché la prima figata che vi devo dire di questo prodotto è che a differenza della stragrande maggioranza dei tablet, si ricarica con una micro USB. Quindi vuol dire che per tutti voi come me che avete. Ehm, un cellulare Android per esempio o Huawei insomma che sia Samsung o di altra marca poco importo potete ricaricarlo con il vostro caricabatterie eh, diciamo che sul retro eh, c'è una plastica che è molto bella molto resistente mi è caduto un sacco di volte eh, una volta mi si è anche aperto nel senso che qua dove si vede si apre eh, mh, ho scoperto poi guardando il disassembling su internet che è possibile eh, cambiare anche la batteria oppure aprirlo per nascondere della cocaina in dogana eh, mh, sulla parte come dicevo eh, posteriore allo ah, speaker eh, stereo e eh, uno solo però speaker stereo che eh, di cui poi vi parlerò la fotocamera appunto posteriore da 2 megapixel sulla parte anteriore al tasto accessione spegnimento ehm. La, eh, credo che sia semplicemente la riduzione del rumore ma non so bene che cosa serve forse per le telefonate skype o così via e, la presa 3.5 per poter collegare le cuffie volume up e down a seconda di come lo direzionate poi vi spiegherò e eh, non ha tasti sulla parte anteriore perché è un android puro quindi senza home centrale e poi di fianco lo slot per la micro sd appunto 128 questo è il modello che costa 59 euro quindi è una cosa assolutamente Regalata. Andiamo ad accenderlo, come vedete è veramente, veramente molto luminoso. Io ho inserito il pin per poter, per poter accedere, allora cominciamo. Dalla regolare la luminosità al massimo che fa sempre bene, allora eh, l'Amazon Fire esce con una versione Android semplificata. Eh, comincio a dirvi subito questo: se voi scaricate o direttamente su Android oppure eh, su adesso vado a Prenderlo, che forse è meglio, o su Android oppure collegandolo su un qualunque computer tramite il cavo eh, potete andare a scaricare eh, un pacchetto che praticamente è un pacchetto con questi file quindi c'è un comando Android vending comando con Google Android e poi Google Service e Google Service framework PK. sono tutte delle applicazioni quindi file apk assolutamente assolutamente legali quindi non state facendo niente non state già state semplicemente aggiornando eh, potete installarle con un ehm, gestore della memoria interna tipo eh, questo file a z che è scaricate dallo dal, store market di amazon installando in questo ordine questi quattro eh, file che trovate in un file zip su migliaia di siti addirittura il buon amico aranzulla eh, le installate esattamente nell'ordine in cui vengono scompattati o sul computer oppure direttamente sul file poi lo riavviate reinstallate come android vending una seconda volta Riavviate di nuovo e avete la possibilità di avere il, un sistema Android completo con il Play Store. Tutto questo per 59 euro. Allora, ehm, I tasti sono indietro: Home e poi chiaramente il Gestask per, ehm, per poter chiudere le applicazioni e, e, pa e, e passare da un'applicazione all'altra. Eh, di per sé, il ehm, tablet esce con delle applicazioni Amazon preinstallate. Eh, eh, ovvero Amazon App Shop, le offerte che è molto, molto interessante, il negozio classico, Kindle Libri, Amazon Music dove vengono riportate in automatico tutte le vostre eh, canzoni, tutti i vostri album che, sono stati, che, avete, che avete scaricato e poi eh, ancora Prime Now per chi abita a Milano, Amazon Giochi e Foto che vi dà la possibilità di avere con un'iscrizione Prime spazio illimitato per tutte le foto che scaricate o tutte le foto che fate con i dispositivi e che mandate direttamente nella destinazione di quella, di quella cartella. La fotocamera è letteralmente eh, scabrosa, questo ve, lo devo, questo ve lo devo dire, nel senso che ha uno zoom preimpostato che è veramente fastidiosissimo e ehm, praticamente inutile però è chiaro che se trovate un alieno morto per strada oppure in caso di assoluta eh, urgenza, tipo non so, bisogno di fare una foto per un documento da inviare, può andare bene, però non pensate di fare delle fotografie da pubblicare su National Geographic io ho installato tutta una serie di applicazioni una parte che ho scaricato eh, direttamente dall'Amazon App Shop e altre invece che ho scaricato da ehm, Play Store appunto dopo averlo eh, installato con il procedimento che vi ho fatto vedere questo diventa praticamente un tablet Android fantastico velocissimo eh, con una ehm, con chiaramente una, eh, un, un costo appunto eh, ridicolo perché parliamo di 59 euro. Allora, che cosa vi devo dire? La velocità è assolutamente buona. Adesso vi faccio vedere, non so bene che pagine avessi aperto. Ecco qua, ho aperto delle, per esempio. Perché sono andato a cercare come si fa a prendere lo screenshot. Lo screenshot si prende con volume giù e eh, tasto eh, accensione spegnimento. Eh, viene preso lo screenshot e viene mandato direttamente tra parentesi su Amazon Cloud. Andiamo a vedere, però, il sito dell'Ansa, vi faccio vedere, si connette a qualunque. Ehm chiaramente linea wifi allora eh, questa è la velocità quindi stiamo parlando di un dispositivo che è veramente 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 veloce quindi adesso non c'è lo zoom pinch out pinch in per eh, il sito di lianza però vi assicuro che è assolutamente veloce vedete come carica eh, io sono connesso a una linea fast web sempre la solita che uso per tutti i miei prodotti che recensisco vi assicuro che è veloce come l'S7 cioè non c'è nessuna, nessuna differenza quantomeno per quello che riguarda internet invece eh, passiamo alle note ancora più positive batteria allora qua è carica al 100% io eh, in standby l'ho lasciato eh, ve lo posso dire e ve lo posso assicurare eh, 4 giorni 5 giorni in standby utilizzandolo per controllare le mail ogni tanto che tra parentesi ha un gestore bellissimo interno che è questo che mi piace veramente tantissimo poi potete scaricare come ho fatto io outlook tutto quello che volete ehm, utilizzando per controllare le mail ogni tanto andare su Instagram, magari Facebook eccetera eccetera vi dura comunque più di un giorno, un giorno e mezzo, due se vi mettete a leggere invece, adesso vi faccio vedere le varie ipotesi. Eh, già preimpostate dell'Amazon se vi mettete a leggere chiaramente lo schermo rimane sempre acceso ma almeno 9 ore vi dura, poi con la comodità di poterlo ricaricare con un qualunque power bank o a qualunque, con qualunque ricaricatore di un carica di un vostro cellulare già preesistente è chiaro che, eh, che cazzo ve ne frega, nel senso lo attaccate dove volete. Questo a differenza dell'iPad, a differenza di alcuni Samsung, a differenza del DE, eh, non ha bisogno di un cavo particolare. Eh, quindi avete trovato sempre comunque un micro usb da qualche parte lo attaccate e ve lo portate via allora come è strutturato è strutturato che sulla parte sinistra eh, quindi sarebbe la prima pagina ha l'opzione recente quindi in sostanza si parla di vi fa vedere tutte le applicazioni utilizzate recentemente e sulla home vi riporta tutte le vostre applicazioni installate appunto io ho fatto la cartella amazon con tutto quello che c'è dentro poi ho installato sia youtube sul Amazon, sia YouTube invece da Play Store eh, non so, Mega, Booking, TripAdvisor, Facebook eccetera eccetera sulla parte destra avete già i libri sia quelli che avete comprato sia i consigli che eh, vi dà anche qua ci sono chiaramente miliardi di libri a dei prezzi veramente ridicoli e devo dire che eh, l'apertura del libro è praticamente istantanea l'unica eh, cosa che vi fa vedere sia l'indice eh, ed è possibile veramente segnare dove, dove siete arrivati sottolineare insomma tutta una serie di, di cose veramente carine quando vi trovate in un'applicazione per uscire a trovare esattamente basta scorrere dall'alto al basso e vi compaiono di nuovo i tasti quindi libri e la seconda pagina la terza pagina i video nel senso sia quelli che scaricate sia quelli che aggiungete perché ho un lettore interno che legge praticamente qualunque cosa anche i libri legge tutti i pdf quindi voi scaricate dei libri in ipub o in doc li trasformate in pdf e vi legge qualunque cosa basta sono inserirlo nella memoria interna e nella memoria esterna giochi ce ne sono un bordello potete scaricare questi qua sono quelli dell'app store di amazon ma potete mettere chiaramente quelli di, ehm, di play store vanno da dio acquista vi dà un accesso diretto ad amazon e questa è veramente una figata pazzesca perché non si incanta non si blocca vi dà molte più opzioni eccetera eccetera le app vi riporta di nuovo le app scaricate però con sia l'utilizzo sia le migliori che vengono consigliate da scaricare o consigliate in produttività, in utility eccetera eccetera e poi musica appunto come vi, vi ho fatto vedere prima vi riporta sia gli album che caricate e che quindi il lettore riconosce sia quelli che avete scaricato e che quindi sono nel cloud che potete ascoltare sempre in e comunque con voi l'applicazione youtube io uso quella che ho scaricato la play store però vi posso, vi posso assicurare che veramente veramente anche quella eh, di amazon è molto molto buona eh, nel senso che è velocissima vi faccio vedere eh, non so una video qualunque per farvi capire che innanzitutto se voi mettete ehm, chiaramente ha la possibilità di eh, una visione quindi si al, al, come si dice la possibilità di girarsi automaticamente eh, sia in eh, parziale sia in schermo pieno quindi se vi faccio vedere il schermo pieno si gira così da una figata incredibile devo dire che la qualità è buona aumenta al massimo veramente fantastico voi pensate di portarvi veramente ragazzi pensate di portarvi al posto che andare a spendere milioni di euro per dei tablet di cui non ve ne fate un cazzo come l'ipad dove non potete metterci una minchia non potete metterci musica non potete metterci video perché dovete convertirli perché non vi leggi in automatico dove le applicazioni le potete prendere solo dall'app store a meno che voi non facciate jailbreak dove non potete mettere applicazioni di non so, Siogene piuttosto che altre fighissime che sono fatte da programmatori indipendenti. Voi con 59 euro avete un prodotto come questo con uno schermo HD, una batteria della Madonna, adesso vi faccio vedere anche le altre funzioni. Allora, eh, chiaramente sulla eh, parte scusate che tolgo un attimino i cazzi miei. Allora, sulla parte delle applicazioni avete eh, la, chiaramente la possibilità di connettervi quindi con l'indicazione della linea wireless a cui siete corretti, eh, la modalità aeroplano che è toglie tutte le connessioni wifi blu shade che vi permette di leggere di notte quindi lo schermo si trasforma in uno schermo notturno con molte tonalità di rosso non disturbare quindi non ci sono suoni non ci sono notifiche eccetera eccetera fotocamera aiuto che è una guida fatta veramente bene rotazione home, automatica impostazioni nelle impostazioni potete mettere come ho visto io potete vedere chiaramente archiviazione alimentazione applicazioni giochi tutte le solite applicazioni direi dell'android e potete mettere anche come ho fatto io il Tasto di blocco al, all'inizio, quindi quando si accende oppure Dopo 5 minuti, dopo 3 minuti, allora che cosa vi devo dire di questo prodotto veramente, veramente straordinario? Innanzitutto, che la batteria mi ha stupito particolarmente. Avevo letto le recensioni, come sempre su Amazon sono scritto un sacco di puttanate senza senso. La batteria dura, come vi ho detto, veramente un sacco. Leggendo un libro riuscite a leggere un libro intero senza mai ricaricarlo, ve lo posso assicurare. A meno che non siate dei bradipi di merda e leggiate una pagina al minuto, questo è ovvio. Però stiamo parlando, chiaramente dovete regolare magari la luminosità. Ma tanto, come, avete, come vi ho fatto vedere quando c'è questa schermata, tenerlo così, eh, così alta la luminosità è addirittura poco. Questo al minimo, è al minimo. Se siete di notte a letto, vi assicuro che riuscite a leggere benissimo. E con questa luminosità, al minimo, io ho fatto una prova dura almeno una quindicina, una quindicina di ore. Almeno una quindicina di ore. Eh, le applicazioni preinstallate sono una figata, vi voglio, voglio fare una, un altro pippozzo, un'altra un sega di mani dentistretti denti stretti ad Amazon per le applicazioni che eh, riporta, che sono quelle di Underground. Quindi, vi faccio un esempio: eh, io ho scaricato da Underground sia sul cellulare sia sul Fire l'applicazione la stampa. Voi con l'applicazione la stampa molto semplicemente avrete una barra, /2 pubblicità durante tutta la lettura, dovete semplicemente registrarvi sul sito, eh, sul sito la, la stampa per potervi accedere, e poi voi gratuitamente per tutta la vita in PDF, chiaramente non è esportabile, ma questo non è una, non è una novità, ed è giusto che sia così, ripeto: con due pagine, due al massimo, due eh, 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 pubblicità. Che adesso vi farò vedere avete la versione digitale della stampa su il vostro tablet questa cosa qua non è offerta da nessuno nel senso che voi dovete scaricare su altri sì su altri tablet che siano compatibili underground di amazon registrarvi ad underground quindi con un account eh, amazon scaricare l'applicazione scaricare la stampa eccetera eccetera qua è tutto praticamente in automatico perché trovate già preimpostate tutte le applicazioni anche quelle underground essendo un prodotto chiaramente amazon avete quindi la possibilità sia di leggere il vostro bellissimo la vostra bellissima stampa come se eh, l'avesse comprata ripeto totalmente gratuito e per sempre sia di andare a leggere volta per volta in modo molto più semplice i vari ehm, i vari articoli dopo un po che eh, praticamente girate sulla stampa vi compare adesso vi faccio vedere una piccola eh, pubblicità ecco che adesso per esempio è andata via ed è tornata aspetta vi faccio vedere se perché a volte lo fa quando non carica la, la pagina ecco per esempio oggi è praticamente gratuito nel senso che non c'è neanche una, una minima pubblicità ecco, vedete, anche qua perfetto, allora quindi questa è una delle tante applicazioni underground che sono applicazioni, eh, ripeto del tutto del tutto, eh, del tutto gratuite eh, che potete scaricare su questo stupendo, veramente stupendo prodotto eh, dell'Amazon stupendo perché innanzitutto vi permette di avere un ebook reader e un epub reader sempre a portata di mano, quindi voi con questo potete avere la vostra biblioteca vi ricordo che comprando i eh, libri su amazon ve li spara su tutti i cazzo di eh, tablet o telefonini o computer che abbiano applicazioni che abbiano installata l'applicazione Kindle quindi una volta che voi avete l'applicazione Kindle libri sul vostro apparecchio anche se ne avete 100 accesi tutte nello stesso momento vi permetterà a tutti 100 di leggere l'importante è che chiaramente siano tutti scaricati col medesimo account chiaramente non ho letto questi libri li ha letti la mia fidanzata quindi anche perché veramente solo a leggere Calendar Girl credo mi verrebbe duro e niente di più e ehm, devo dire la verità è fighissimo perché uno se li può leggere a prescindere dall'utilizzo, cioè non c'è un blocco come Netflix che se io ho più di due dispositivi collegati, chiaramente il terzo me lo blocca oppure mi blocca il secondo chiedendo se voglio procedere sul, sul terzo. Ehm, cosa vi devo dire ragazzi di questo prodotto? Che è straordinario, io non posso, non posso che definire un prodotto come questo, con le caratteristiche tecniche che ha, con tutte le opzioni in più. Se aggiungiamo anche il negozio Play Store, questo diventa non solo un must have, ma credo che siano i migliori 60 euro che abbia mai speso in vita mia. Nel senso che veramente io lo sto utilizzando da un mese, mi è caduto un sacco di volte resistentissimo, non ho nemmeno messo la pellicola, non ho comprato la custodia perché praticamente la custodia costa di più di quanto costi il, ehm, il tablet, è veloce, veloce al punto giusto, funzione di ricerca. Batteria, come vi ho già detto, 5-2, volte straordinaria. Questo è un tablet non solo da battaglia, perché per il prezzo sembrerebbe così, ma questo è un tablet che vi consente di eh, diminuire il vostro, le ore di lavoro che passate davanti a un computer perché con un tablet come questo, così portatile, con una batteria così incredibile riuscirete a lavorare ovunque, basta solo che ci sia la connessione wifi vi farà risparmiare un sacco di soldi perché pensate anche solamente a leggerlo sul telefonino chiaramente non si può su questo, la stampa, sono euro risparmiati al giorno fate voi i calcoli, quindi praticamente se leggete la stampa, se vi accontentate di questo schermo praticamente ve lo portato a casa gratis dopo 60 giorni. Eh, devo dire veramente molto ben fatta l'applicazione calendario dove chiaramente viene, eh, applicata, vengono applicate tutte le impostazioni dei vostri account, io ho collegato sia l'account Gmail sia l'account hotmail.it.com, quindi con tre account collegati vi dà tutti i riferimenti del calendario eh, riuniti in un'unica applicazione che è una figata pazzesca lo stesso di dicasi email dove potete collegare anche in automatico e ve li riconosce tutti 100 eh, account fino a 100 fino a 99 account posta ed è eh, una cosa veramente straordinaria soprattutto tenuto conto con la fluidità che contraddistingue questo prodotto prodotto ripeto da 59 euro allora a mio parere è superiore, questo è ovvio, ve l'ho già fatto capire, all'iPad. Eh, non fosse altro per la possibilità di veramente di installare tutto quello che cazzo vi pare. Non fosse altro per la possibilità di mettere dei film senza che vi dobbiate cagare il cazzo nel convertirli, non convertirli eccetera eccetera. E soprattutto per la figata che vi scaricate un milione di PDF eh, e li buttate qua dentro senza che dobbiate fare nulla. Il Fire 7 ve lo riconosce. E voi avrete la vostra biblioteca personale praticamente a costo zero. Complimenti Amazon, complimenti Amazon perché è così che si devasta la, la concorrenza. Io non so veramente per quale ragione dovrebbe essere considerato solo un tablet, tra, tra virgolette, per bambini. O un tablet così si può fare di tutto: si, può scrivere, si possono scrivere mail, si può lavirare con l'applicazione Office Pro, anche questa è scaricata da Amazon Underground, chiaramente si possono scrivere eh, file. In Word si possono modificare file PDF eccetera eccetera. Adesso la chiudo solo per non farvi vedere gli stracazzi miei. Ecco questa qua è Underground, chiaramente, che eh, mi ricorda di ringraziarla per tutte le applicazioni gratis che costano su altri eh, store, ma che qua sono gratis. Ehm, non c'è niente da dire se non che è un prodotto che dovete immediatamente eh, comprare da qualunque parte voi vogliate. 59 euro è il prezzo giusto. Si trovava in offerta a 54 nei prime day. Io sono stato idiota non l'ho preso. C'è in tantissime colorazioni diverse: dal viola al giallo al blu al verde. Io l'ho preso nero semplicemente perché sapendo che mi sarebbe caduto 70 volte, ho deciso di eh, prenderlo di un colore che si rovinasse meno. Ehm, sono ancora un po' rincoglionito dal ritorno delle vacanze, quindi scusate, questa recensione sarà ancora più pallosa eh, delle altre alle quali spero abbiate assistito anche solo, anche solo in parte. E Amazon eh, Fire 7 eh, HD, veramente un bel prodotto, non è solo un tablet, è anche un computer portatile, con Play Store diventa uno stock Android Tab veramente veramente incredibile. Compratelo, eh, questo è il mio, mio consiglio, lasciate stare qualunque altro tablet. Io come sapete non ho mai avuto tablet, ho solamente utilizzato il Mediacom. Il Mediacom è molto bello, ma è nonostante sia più potente, nonostante abbia più RAM, nonostante sia concettualmente anche abbastanza recente, non è potente o quantomeno non è fluido come questo, anche perché chiaramente il Mediacom deve montare Windows 10, che, pur essendo leggero, un pochettino lo, lo rallenta. Questo è un ottimo compromesso. Tenuto conto che tutto quello che fate con un computer,. In ufficio, quindi scrivere, leggere mail, appuntamenti eccetera, eccetera, lo potete fare benissimo con questo prodotto da 59 euro. Che non solo ragazzi, è un must have, ma probabilmente è ripeto: il prodotto più intelligente e migliore che abbia mai eh, recensito. Parliamo di un 10 pieno da ogni punto di vista dal punto di vista dello schermo, dal punto di vista della potenza, dal punto di vista della memoria espandibile dal punto di vista della ricezione wifi, sempre, sempre sempre ottima e un 11 dal punto di vista della batteria recensione con lo schermo sempre acceso, durato come vedrete credo una ventina di minuti siamo ancora al 95%, quindi fate un pochettino voi i calcoli Vuol dire che perde ogni 40 minuti circa il 10%, quindi stiamo parlando con lo schermo al massimo, pacioccando con delle applicazioni aperte, una marea di applicazioni aperte. Ragazzi spero che non vi siate annoiate troppo, grazie a tutti, a presto, ricomincerò non appena arriveranno dei soldini a fare delle recensioni di cose un pochettino più carine. Ho ordinato Titanfall 2, quindi ale 79 hit e il mio eh, game tag su eh, Xbox Live. Eh, il 7 ottobre dovrebbe arrivarmi con Amazon. Acquistato anche lì a un prezzo allucinante, 49 euro. Vi dirò come. Io sono un grande fan di Titanfall, come voi lo sapete, ma anche di Call of Duty e altri giochi del genere. E venite a giocare con me, che è una cosa abbastanza figa. Titanfall 2 sembra che sia veramente una figata, però non ho messo la recensione della beta perché la beta era senza molte armi senza molti titan solamente con uno schema di merda ciao a tutti ragazzi e grazie per l'attenzione